Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi voglio farvi vedere come realizzare un presepe in una campana di vetro. Nello specifico, ve la mostro, questa qua. È una campana di vetro dove ha come misura 9 cm di larghezza e 13 in altezza. Nel nostro caso utilizzeremo una natività di 5,5 cm come altezza che verrà inserita qua dentro con una luce LED. Dopo faremo un incavo dove inseriremo una batteria con il LED dove illuminerà appunto il nostro presepe. E niente, cosa posso dirvi? Per prima cosa, la cosa fondamentale per costruire un presepe del genere, ma questo vale per qualsiasi tipo di realizzazione noi vogliamo creare, è avere un'idea di quello che vogliamo realizzare. Praticamente conviene fare uno schizzo su un foglio in modo che questo ci semplifica di molto la costruzione del presepe, perché appunto avendo già lo schizzo sapremo già cosa andremo a costruire e come realizzarlo. Ecco, adesso allora passiamo alla fase di schizzo che vi mostrerà appunto quello che io ho intenzione di realizzare. Come detto prima, allora procediamo con la fase di schizzo. Allora, io praticamente avevo pensato di fare un muretto però deteriorato, fatto con una finestra dove comunque si vedrà la luce dietro. Così. Questo è il materiale. Qui disegniamo dei mattoni. Caso e qui faremo una colonna. Questa qui sarà la nostra base della campana di vetro e qui inseriremo il nostro LED e qui la nostra natività. Il tutto costruito con il polistirene, che come abbiamo detto in alcuni video precedenti è un materiale molto malleabile e che si presta molto alla realizzazione di questi tipi di presepi. Ecco, adesso procediamo con la fase di realizzazione di questo muro. Incidiamo adesso le righe che abbiamo disegnato con l'abiro. Bisogna fare un leggero taglio da una parte e dall'altra in modo che venga via appunto l'incisione che abbiamo fatto. Facciamo prima queste qua orizzontali e poi faremo quelle verticali del mattone. Una volta che abbiamo fatto questo lavoro, possiamo prendere la carta vetro finissima e dare una grattatina a tutto il nostro muro. Continuiamo a fare questi segnetti qua. Cercate di non andare troppo profondi, ma giusto che si veda il solco. Ecco, dopo facciamo questo qui. Qui procediamo sempre allo stesso modo, prima in un senso, poi nell'altro, all'inclinazione tipo di 30 gradi. Vedete?
Adesso procediamo con quelle verticali. Il metodo è sempre il medesimo, si incide a piccoli trattini dove abbiamo disegnato con la biro. Poi mi raccomando, cioè non è che deve essere preciso, più irregolare meglio è, perché questo simula un muro che ha passato tantissimi anni e quindi che si è deteriorato col passare del tempo. Un altro passaggio che dobbiamo fare, che voglio fare io per rendere di più suggestivo il presepe, è praticamente inserire all'interno della base della campana di vetro un piccolo LED con le sue batterie, in modo che illumini il presepe. Come facciamo? Facciamo prima un foro di guida che passa da una parte e arriva dall'altra parte, che si vede il segno. Di conseguenza cosa facciamo? Prendiamo una tazza da legno, applichiamo il trapano e creiamo il foro dove dopo verrà inserito questa, diciamo, batteria con LED, che possiamo trovare semplicemente nei negozi cinesi, dove quei tipo i lumini che servono a Natale, che troviamo comunque anche tutto l'anno, non è importante. Questo è il risultato finale. Abbiamo praticamente incollato il nostro muro, la nostra colonna, il tetto, e abbiamo applicato poi dei piccoli rametti che simulano degli alberi spezzati, un pezzo di sughero nella parte posteriore e poi, come avevo detto, abbiamo inserito questo piccolo LED. Se lo riuscite a vedere. Dopo cosa faremo? Mettiamo la natività che vi ho fatto vedere all'inizio. Qui sotto c'è la batteria con l'interruttore, lo accendiamo, mettiamo la campana di vetro ed è fatto. È un piccolo presepe che va bene da regalare alle feste per chi ama appunto i presepi da collezione. Un presepe facile comunque da eseguire, molto veloce. E voilà. Vi ricordo che se non vi siete iscritti al mio canale, fatelo, così rimarrete aggiornati sulle mie nuove creazioni. E se vi è piaciuto il video, cliccate un mi piace. Ciao e al prossimo video.